Siamo con Anton Tarasenko, software developer di Iotaphone, che ci presenta il nuovo prodotto di Iota. Anton, how is this new phone? Basically, this is our next generation Iotaphone, which I presented here in Barcelona. Okay. So this is the first prototype we could just get, and the final commercial version will be launched Q4 this year. Okay. So we already launched Iotaphone last December, our first generation. Okay. And but this is a new one which has a significant improvement on the key areas. So first of all, it has a 5-inch full AMOLED Full HD display on the front side and a 4.7-inch IPD screen on the back side. Quindi uno splendido display ink nel lato posteriore e un display da 5 pollici sul lato frontale. Is this IPS? Yeah, it's AMOLED. AMOLED, quindi uno schermo AMOLED, colori molto saturi, veramente brillante e molto molto dettagliato, così almeno mi sembra questo prototipo. Yeah, actually, but the significant difference is that this back screen becomes full touch. So you can touch any place, comparing to the first generation, which doesn't have a full touch, but has only capacitive zone in below. La novità di questo schermo ink è che è full touch, che rispetto alla prima generazione appunto non lo era. E uno schermo anche, devo dire, con un buon contrasto. Ricordiamo che questi schermi ink non consumano quando sono accesi, ma hanno un consumo di energia solo alla variazione dell'immagine. Actually, maybe I can show you some difference between first and second. So first of all, you can put very nice pictures on the backside to make some personalization. So you can even put, and you can see that the higher resolution gives us more beautiful on the backside. Yeah. Okay. Really? Okay, and also you can not only put just a picture, but also you can create your own dashboard, which will put a different information on the backside, like your next meeting, currency exchange, some weather information, and it will updated live on the IPD screen, and you don't need to touch. It's out updated. Yeah. Okay. Quindi abbiamo la possibilità di inserire delle splendide cover personalizzate nella parte posteriore, oppure ancora meglio delle notifiche che si autoaggiornano costantemente. Okay, but also you can not only look on the screen, but also you would like to interact with the screen. So you can actually, for example, you can open the Facebook posts on the backside, and you can read the posts. And because this IPD on the sun, on the street, is much better quality. You can see it, and you can even make some easier actions on the backside. Iotaphone a questo punto, secondo noi, vuole integrare questo pannello per contrastare quella che è la nuova moda dei wearable. Loro giustamente dicono: perché vedere delle notifiche? Avete la possibilità di utilizzare questo comodo pannello posteriore che vi permette di vedere per esempio le notifiche di Facebook e fare un like, comodissimo anche sotto la luce del sole. Okay, and also we also work in the new applications when you can connect your wearable device, your bracelet. Now the bracelet is just measuring the data, but you still need to open application and see what to do with this data. Okay. Here you can actually get the online updates from a bracelet, and by the way, this is real data, so we have my guy who is walking around on the booth. So directly from the bracelet. It's actually from the Fitbit bracelet, okay. which is now. And is this your bracelet or? No, this is we are getting from a Fitbit server, and a person is traveling around the exhibition. Okay. To see that the real progress. Okay. Quindi questo telefono comunque non esclude l'utilizzo di accessori wearable, come per esempio un bracciale che tiene traccia dei passi, un contastep o delle attività, o comunque di tutte quelle che sono le activity dei bracciali wearable, e permette quindi di mostrarvele nel comodo pannello ink che avete sul posteriore. Yeah, but also one more interesting thing, and last but not least, is that notifications. So you are getting a lot of notifications on your smartphones, like about missed call, but you need to help your smartphone because it helps you. So you need to turn it on and lock and see if there's something new or not. So here you can always see notifications about missed calls, SMS, and you can interact with them to see that, and if you don't like it, just remove it. Okay.
So is this a way to contrast the battery drain of your phone, the use of this? Yeah, basically it depends on the usage models. If you're using this mostly on the backside, checking, making some short actions, of course your battery life increases. Okay. For example, if you read, you can read 5 times longer comparing to the LCD. Yeah. Quindi ragazzi, se ovviamente questo è anche un modo per contrastare quello che è il battery drain di questi terminali di punta che solitamente con un pannello display consumano molto di più, in questo modo se avete soltanto da interagire con delle notifiche o da leggere qualcosa che può essere tranquillamente letta su un pannello e-ink come questo, ovviamente il vostro terminale andrà a consumare, avrà un impatto sulla batteria, sui consumi energetici molto inferiore. Okay, so it will have on Q4 this year for sales in Russia and Europe, and we also target to have it China and US beginning of next year. Okay. The price? The price is not defined yet, but we target to have similar price to the phones with the similar specs. Okay. Quindi ringraziamo a questo punto Anton che ci ha mostrato questo terminale che secondo me ha un futuro importante anche in Europa, e aspettiamo quindi di conoscere quelli che saranno i prezzi di listino e di vendita. Ciao a tutti agli amici di Android Shop.